In questa videoguida vedremo come creare un semplice filmato con Diaporama. Dopo aver aperto il programma, notiamo quattro linguette: File, Progetto, Genera Video, Aiuto. Andiamo alla seconda linguetta, il Progetto. Per aggiungere un titolo, clicco su Aggiungi una diapositiva vuota. Ancora, nel menu, Aggiungi una diapositiva vuota. Per modificare questa diapositiva faccio un doppio clic oppure vado a Modifica diapositiva. Aggiungi testo per aggiungere il titolo. Notiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu. Clicchiamo su Aggiungi testo dunque. Aggiungi un blocco di testo semplice. Si apre questa finestra e scrivo il titolo, ad esempio, Una bella storia. Ok, e con questo abbiamo creato la nostra diapositiva titolo. Appare una cornice, mi permette di spostarla in qualunque posizione, ingrandirla, rimpicciolirla. Per ora lasciamola com'è. Ok. Per importare delle immagini, clicco sul secondo pulsante. Il primo era Aggiungi titolo, il secondo Aggiungi file. Scelgo dalla mia cartella dei disegni realizzati dai ragazzi. Seleziono il primo, tengo premuto il tasto maiuscolo e così posso selezionare anche gli altri con una selezione multipla. Clic sul primo maiuscolo, clic sull'ultimo, tenendo premuto maiuscolo, ottengo la selezione multipla di tutti i file. Ok. Il programma aggiunge le immagini. Come vediamo, quindi c'è una diapositiva titolo e le altre diapositive contengono le immagini. Volendo, posso trascinare, spostare quindi a piacere le immagini a destra o a sinistra, drag and drop, cioè trascina e sposta da un punto all'altro. Se vogliamo vedere in anteprima del filmato, clicchiamo su questo pulsante qui in basso a sinistra. Noteremo che la prima diapositiva è ferma e con una transizione passa alla seconda diapositiva. Le transizioni sono state inserite automaticamente dal programma. Noi potremmo modificarle a piacere, così come potremmo modificare a piacere le singole diapositive creando inquadrature. Bene, questa era l'anteprima, ora inseriamo almeno una musica di sottofondo. Per inserire una musica vado a Modifica, terza voce del menu, modifica musica. Lasciamo l'impostazione normale. Clicca su Avvia una nuova playlist da questa diapositiva. Playlist significa una lista di musiche. Per ora, per noi è sufficiente una musica. Poi c'è questo piccolo pulsante che permette di aprire la cartella. Io ho preparato alcune musiche. Scelgo questa, ok, e ancora ok. Noterete che è apparsa una linea verde qui sotto ed è proprio la linea che corrisponde alla musica. A questo punto abbiamo già creato un piccolo filmato con le diapositive e con una musica di sottofondo. Abbiamo visto l'anteprima. Per esportare questo progetto, cioè per trasformarlo in un filmato che posso leggere con qualunque computer o con qualunque riproduttore, vado alla linguetta Genera video. Il primo pulsante genera il progetto con un video che si può utilizzare su tutti i computer. Scelgo il punto in cui voglio salvare questo filmato. Posso cliccare su questa cartella e decidere ad esempio di salvarlo sul desktop.
Il nome del filmato sarà Una bella storia. Salva e ancora OK. Quando clicco su OK posso salvare tutte le diapositive oppure salvarne alcune. Ne prendiamo ad esempio solamente un paio per mostrare come avviene il processo. OK. Trascorrono alcuni secondi. Il lavoro è completato con successo. Vuoi aprire il video ora? Sì. Ed ecco che appare il video delle diapositive che abbiamo realizzato. Questa è la strada per creare un filmato molto semplice in cui la durata delle diapositive e le transizioni sono definite di default dal programma. Nella prossima videoguida vedremo invece alcune funzioni più avanzate.